La procura di Mondovì ha aperto un'inchiesta per capire le cause della morte di un bimbo di 5 giorni. Il piccolo era il figlio primogenito di una coppia di trentenni di Bagnasco. Era nato a Regina Montis Regalis di Mondovì, poi trasferito a Cuneo per problemi respiratori e morto al Santa Croce. La procura di Mondovì ha disposto l'autopsia sul corpicino del neonato per capire cosa sia successo esattamente. Le complicazioni erano iniziate alcuni giorni prima del parto, un parto indotto prima della scadenza naturale, proprio per i problemi subentrati nel frattempo. Quando il piccolo è nato, non respirava e gli addetti alla sala parto lo hanno rianimato. I polmoni hanno iniziato a lavorare, ma il battito era debole. Come da protocollo, era stato subito trasferito a Santa Croce Carle di Cuneo, dove è morto. Era nato con una gravissima asfissia neonatale. Hanno dichiarato i medici cunesi, non siamo riusciti a stabilizzarlo.